13 giorni fa è morto il pianista. Oggi si sono tenuti i funerali. 13 giorni or sono è morto il mio cuore. Queste erano le parole scritte su un foglio sbiadito caduto dall'urna nel momento in cui spostai la lapide marmore del tabernacolo e presi tra le mani quella teca. Il mio nome è Reinhard Friedman. In quel periodo ero un alto ufficiale delle SS e in qualità di generale di brigata avevo ricevuto l'ordine categorico di distruggere ogni simbolo di quella Polonia che noi tedeschi avevamo deciso di cancellare definitivamente dalle carte geografiche in nome della riconquista strategica del nostro Lebensraum, lo spazio vitale del nostro paese. Era l'inizio di settembre dell'anno 1939. Da 5 giorni Hitler aveva dato il via alla Polenfeldzug, passata poi alla storia come la campagna di Polonia. La mattina del 5 settembre raggiungemmo i sobborghi di Varsavia. Ero in marcia con il mio plotone quando mi imbattei nella Basilica di Santa Croce. Ancora oggi non saprei spiegare cosa mi abbia indotto ad intimare l'alta al reggimento, né tantomeno cosa mi abbia spinto a varcare il portale principale della chiesa. All'interno delle sacre mura, il mio sguardo venne rapito dal monumento dorato situato alle spalle dell'altare. Era maestoso. Al centro della parete dominava un dipinto consunto e annerito dal tempo, raffigurante il Cristo in croce. Per un attimo avvertii una strana sensazione. Mi sembrò che quell'immagine volesse parlarmi, come per comunicarmi qualcosa di misterioso. La chiesa era tutta tinta di bianco. Quelle mura sembravano risplendere di una luce speciale. Da un finestrone in alto a destra penetrava un fascio di luce che, in direzione secante, tagliava tutta la navata centrale e terminava sulla lapide di marmo collocata sul secondo pilastro del lato sinistro della chiesa. Rimasi come folgorato quando lessi ciò che era inciso su quella stele. Du Spokziwa Serce Friderica Chopina. Non conoscevo quella lingua, ma l'assonanza con il nome del grande pianista polacco era davvero notevole. Pertanto, forte dell'ordine di distruzione che mi era stato impartito e convinto che, oltre quella lastra funeraria, vi fossero nascoste le ossa di Chopin, decisi di svitare le viti che fissavano la lapide al muro. Non appena rimossi la lastra di marmo, rimasi sgomento per ciò che si presentò ai miei occhi. La nicchia del muro non conteneva un ossario, bensì una piccola teca di legno scuro, con dentro qualcosa che mi sembrò essere un cuore di colore bianco, immerso in uno strano liquido giallastro, privato del corpo a cui aveva dato la vita e che ne aveva percepito ogni battito. La reliquia era conservata all'interno di un'ampolla trasparente di vetro soffiato, fissata con un perno su un basamento di legno massello. Quando mi ripresi dallo stupore iniziale, presi tra le mani l'urna con il suo inaspettato contenuto e, nel sollevarla, si aprì un doppio fondo nella base, dal quale caddero dapprima un foglietto e poi alcuni scritti che sembravano lettere. Il soldato che era in me mi imponeva di distruggere quei fogli e di schiacciare con il tacco dell'anfibio oppure con il calcio del fucile quel cuore e quell'ampolla, ma allo stesso tempo c'era l'altra parte di me che, spinta dalla curiosità, desiderava leggere.